Allora no, io voglio dire che invece la discussione ha toccato anche e soprattutto nell'ultimo, in molti interventi, ma nell'ultimo intervento un nodo che ovviamente finisce qui perché non c'è tempo e riapre la discussione, il nodo del passaggio del cambiamento. Cioè, la rivoluzione, io ho sempre pensato, non è una scelta, è una necessità. Cioè, a un certo punto, per poter andare avanti, devi rompere tutto. Questa è la verità. E io credo che il problema che noi abbiamo oggi è questo, che non c'è nessuno spazio visibile per il riformismo, anche nella sua versione migliore. Siamo di fronte, come scriveva Serge parlando degli anni prima del 1914, di se stesso, e lui quegli anni lì ne ha fatti di tutti i colori, compreso frequentare la banda di Ravasciò, mi pare, giù di lì, come scriveva Serge, siamo di fronte. Bonno, mi sono sbagliato, continuo a sbagliare sui nomi, lui, siamo di fronte a un muro, cioè tutto quello, cioè non è vero che abbiamo di fronte, se no molte delle nostre discussioni sarebbero più, ed erano più semplici, anche come si dice la critica del passato, quando avevamo di fronte a noi un percorso anche difficilissimo, ma di crescita, di riforme di struttura, cambiamenti, conquiste, no, noi siamo di fronte a un'oppressione terribile che avanza, a una sconfitta continua che avanza e a forme di resistenza che si trovano immediatamente di fronte, non questo o quell'avversario, ma subito tutta la forza del sistema contro. Questo è il problema che abbiamo, ma non era di questo che voglio parlare. Io voglio parlare di una cosa, del tema che Piero aveva qui sottolineato come tema della discussione del pomeriggio, perché mi aveva molto sollecitato e quindi volevo dare un ulteriore elemento di contributo a, come si dice, non alla discussione, penso, ma alla riflessione. Intanto mi viene in mente un'idea editoriale per Massari, una specie di legge di contrappasso. Penso che lui potrebbe pubblicare, ovviamente commentati con discussione, ma anche da soli, i decreti, i primi decreti del governo sovietico dopo la rivoluzione del 1900 di ottobre, tutti i decreti. Non è vero, i lettori non aspettano altro. Secondo me ti sbagli, perché li dovresti, se ne compra 500 copie lui e ti garantisce, esatto. Beh, come sempre. Comunque, uno di questi decreti, e non dico più il, bisognerebbe invece leggere, penso, non so, il fatto che danno il diritto di cittadinanza a tutti i rifugiati senza, io credo che andrebbero letti questi decreti, proprio per dire anche l'utopia della rivoluzione. Comunque, uno di questi decreti è il decreto sulla socializzazione, uno dei primi decreti, sulla totale socializzazione delle aziende. Se uno va a leggere quel decreto, sembra scritto da Piero Bernocchi. Cioè, nel senso che tutto il potere nella gestione dei luoghi di lavoro viene affidato ai COBAS sostanzialmente, cioè ai comitati aziendali, che hanno la gestione diretta di tutte le aziende. Questo è il decreto sulla socializzazione. E nella loro ingenuità, ovviamente, con tutti i bolscevichi, hanno pensato perché questa cosa qui funzionasse. Come si è risolta drammaticamente questa questione? Si è risolta che dopo 6 mesi non funzionava più niente, non veniva fuori un bullone, e hanno dovuto, i compagni, Michele Nobile è molto più bravo e più esperto di me, ne sa più di me, hanno dovuto richiamare, assumendoli come dirigenti, in molti casi, i vecchi proprietari a dirigere le aziende perché la sola autogestione non funzionava. Allora, era, quindi questo per dire che non è vero che i bolscevichi partivano da un'idea brutale, bismarchiana di statalizzazione, sono stati costretti anche dalle contraddizioni e forse dal fatto, in questo dicevo la cosa dei secoli, di avere fatto una scelta in quel momento assolutamente prematura. Seconda questione, condivido molto, altre cose ci sarebbe da discutere ma non c'è tempo, ma comunque l'analisi dell'URSS fatta da Nobile la condivido e la sottolineo con un esempio personale che spesso danno più idea della cosa. Quando ero funzionario in segreteria, ancora i miei primi anni sindacali nella Fion di Brescia, parlo alla fine degli anni 70, mi è capitato un episodio che mi sono spesso ricordato. Un compagno di una fabbrica era andato in una grande fabbrica, di quelle dove si lavorava, si
si faticava, c'era il padrone duro, eccetera, era andato in un'Unione Sovietica a visitare, a fare una visita, in una di quelle visite che ancora si facevano in quegli anni, a fine anni 70, a visitare alcune fabbriche sovietiche, ed è tornato entusiasta, dicendomi: io ho visto cos'è il socialismo per gli operai, io quando sono in linea c'ho il capo dietro, quello che mi guarda, non riesco a muovermi, non riesco neanche ad andare al gabinetto. Noi siamo entrati in fabbrica in visita e un operaio là in fondo ci ha visto, ci ha salutato, ha chiuso la macchina, ha chiuso la macchina, è venuto lì a parlare con noi. Allora un altro ha chiuso la macchina dal reparto e siamo stati lì mezz'ora tutti con l'interprete a chiacchierare, eccetera eccetera, e mi ha detto, conclude il ragionamento, metalmeccanico, sì. No, metalmeccanico, una grande fabbrica metalmeccanica, mi ha detto: per me quello lì è socialismo, se io potessi fare una cosa così in fabbrica, quello lì è socialismo. Poi pensandoci un po' mi ha detto: ma cosa viene fuori da quella fabbrica lì? Ha detto: ma la faranno la produzione? No, vabbè, che tempo più importante se ne porti mai. Ecco, ha detto, io, ecco, forse dice ci sono dei problemi. Ecco, è vero, cioè noi dobbiamo, forse dovremmo, non c'è più tempo, perché appunto i comunisti non hanno fatto l'autocritica, Michele, i comunisti, la grande maggioranza, hanno cambiato campo, risparmiandosi l'autocritica. Questa è la verità. Io, siccome penso di continuare a essere comunista, intendo ovviamente fare le autocritiche restando fino in fondo, almeno nella mia idea e convinzione, comunista. Ecco, io penso che non si può buttare tutto in quel sistema. Quello è stato un tentativo assolutamente questo che io penso, prematuro probabilmente, non in grado di affrontare, ma se andiamo a vedere molte delle cose che sono state tentate e costruite, secondo me ci parlano, ancora se ci parlano, dei nostri problemi quotidiani, dei problemi che avessimo il giorno in cui fossimo così forti di conquistare un vero controllo del sistema pubblico, dei servizi, di tutte queste cose, e di affidare questo controllo a chi lo deve fare, cioè a chi ci lavora dentro, e avere anche il problema contemporaneamente però di farlo funzionare e di far rispondere alle sue esigenze. Questa è la grande questione del socialismo, come l'emancipazione di chi costruisce, di chi fa le cose, non sia solo la sua emancipazione corporativa o personale o di gruppo, ma sia un processo, un progresso generale dell'umanità, che lo sia, se ne sia bisogno, io lo trovo inevitabile. Io penso che mai come oggi il capitalismo sia, e lo dobbiamo sentire come nemico del genere umano, cioè il capitalismo è nemico del genere umano, io lo odio oggi, cioè, più di una volta il capitalismo, vedo il male che fa, penso che il capitalismo, quindi a maggior ragione sento tutte le difficoltà e la necessità di riflettere su come costruiamo un'alternativa praticabile, vera, a questo sistema. Questo volevo.